può essere anche la traduzione di un libro, potrebbe anche credere in Nabucco, il servo Nabucco. Poi comincio a scrivere il soggetto, scrivo 3, 4, 5 paginette di roba, ma dove non entrano, per esempio, i dialoghi, dove racconto, allora si alza la mattina, la persona prende il caffè latte, torna un allievo, poi cosa fa? Di corsa va a prendere il pullman, perché vengo col pullman, oppure la porta la mano in macchina. Allora io seguo e racconto queste cose. Da lì passo a quella che è. Sì, prima faccio un po' la scaletta di cosa succede alla colazione, poi faccio questo, poi faccio quello. È come una scala, fa tanti pioni, 1, 2, 3, 4, 5, decido quanti pioni in 5 in questa scaletta. Poi comincio a raccontare che cosa succede, e poi la sceneggiatura comincio a dire che cosa gli dice, vanno in macchina, il padre gli dice, a che ora ti devo venire a prendere? Dice, però oggi c'è un'ora in meno. Quella è una battuta del cinema, è dentro nella sceneggiatura. Avete capito? Allora, qua noi in campo, si dice in campo, battute, cioè le battute sono fuori campo, cioè il cinema è fatto di cantiture, poi nessuno ha fatto questa lezione di linguaggio cinematografico, il linguaggio cinematografico si esprime secondo delle regole, come la lingua italiana. Ci sono i campi e i piani, i campi, la campitura. Secondo voi cosa già campi abbastanza chiaro, poi stiamo parlando di campi. Cosa sono i campi del cinema? Quali saranno secondo voi? Cosa? Dove svolge il film? Come guardo il film? Cioè le campiture sono un campo lungo, lunghissimo, voglio la pianura, mi metto più, se addirittura su un argine, io ho fatto un tramonto, per il film, sono andato a beccare il tramonto, il sole dovrebbe essere lì, ero tra l'argine dove c'era un gin e l'arba, che è dove noi andremo. Poi dopo uso un'ottica che voglio usare io, dopo cambio tante altre cose, però dico campo lungo, sopra la pianura che si distende, il sole che sta lì in fondo. Campo intero, racconto tutta la classe, allora devo scegliere un'ottica che la racconta tutta, che è un po' grande angolare, cioè adesso mi sto dicendo prima, cioè è così, è così. Quindi scelgo un campo che si restringe, perché allora non sono più in campagna, non sono dentro una classe, e i campi praticamente arrivano fino ai dettagli particolari, un'unghia, un anello, un orologio, quello è il dettaglio particolare del cinema, l'ho visto tante volte, no? Come una scarpa, faccio vedere. Io arrivo fino lì, arrivo proprio al massimo, parto dall'universo e chiudo.